Amici di Milan Channel, un saluto da Claudio Lippi. Immagini che giungono dallo stadio San Siro di Milano, dove per questo appuntamento con le grandi sfide rossonere vediamo di fronte il Milan e l'Inter. A sinistra invece è rimasto Berza, che appoggia per Tassotti. L'avanzata del numero 2 rossonero, che mette in mezzo, attenzione, Serena, il cross e il gol! Milan in vantaggio, viene sbloccato il risultato dalla combinazione Tassotti-Serena e il Milan quindi si porta in vantaggio con questo gol. Lo rivediamo, il traversone di Mauro Tassotti perfetto e l'incornata è altrettanto precisa per il gol dell'1-0 che vale il vantaggio del Milan. Rivediamo ancora una volta il replay, esploso lo stadio di San Siro, chiaramente la parte di fede rossonera per questo gol che conferma ancora una volta le grandi doti acrobatiche. Palla morbida di Beccalossi in profondità, attenzione, c'è Baresi che va a chiudere, il tocco e il gol. Inter che arriva al pareggio con la palla messa in porta da Alessandro Altobelli. Rivediamo nel replay l'incursione sulla sinistra e Altobelli non ha fallito da posizione molto favorevole. Ha messo alle spalle di Nuciari. Ancora una volta l'immagine che ritrae il gol dell'Inter per l'1-1. Quindi al gol realizzato da Aldo Serena ha risposto Alessandro Altobelli. Attacchi portati da Franco Baresi in posizione centrale. Ora in verticale Damiani per Pasinato. Palla messa in mezzo, attenzione. Serena, il tiro, il gol! Splendida rete di Aldo Serena che porta il Milan sul 2-1. Rete che si è coordinato in maniera egregia, ha atteso l'arrivo del pallone e poi di collo pieno ha battuto per la seconda volta Walter Zenga. Sono passati pochi minuti dal gol del pareggio dell'Inter, subito mortificata però dalla rete splendida di Aldo Serena, che nel replay possiamo vedere quanto abbia calciato bene il pallone. Recupera però Meazza per l'Inter e in questo istante arriva il triplice fischio di chiusura. Il signor Menegali manda tutti negli spogliatoi, gara che quindi termina con il punteggio di 2-1 per il Milan.